Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire un artificiale marcato Lixada. Si tratta di un artificiale, in particolar modo uno swim bait, che serve appunto per la pesca di pesci abbastanza grossi come siluri, gli stessi lucci reali che sono cannibali, o anche altri pesci, pure i persici o i bassi potrebbero prendere. È un artificiale che è presente in diversi colori sulla pagina Amazon del venditore. Io ho scelto il tipo 1, che è questo qua, e simula i colori di più vicini, diciamo più ravvicinati a quello che è appunto il colore poi naturale del luccio. Andiamo ad aprirlo insieme per vedere le dimensioni e il peso. Come vedete dietro comunque c'è scritto anche un po' una breve descrizione, però quello che ci interessa è vedere se i materiali sono appunto resistenti, valevoli, o se pure fa, se non è il caso. Allora, devo dire che materiale è plastica, all'interno vedo anzi del legno, quindi un rivestimento in plastica, vado a zoomare un attimo, rivestimento in plastica, dietro bianco, e all'interno c'ha quello che sembrerebbe essere del legno. Non ha dei ganci, ma quella che sembra un pezzo di gomma che va a unire tutti i pezzettini. Le ancorette mi piacciono, sono resistenti, non sembrano quindi fragili, non si piegano neanche, e hanno ovviamente l'ardiglione, zoom un po' di meno. Bella anche la coda, che è semi, no, è colorata, comunque pensavo fosse semi trasparente. Vediamo anche i particolari davanti, l'occhio molto realistico, occhio anche di qua, e qua dove si va ad attaccare poi la lenza. Molto bello visivamente, devo dire la verità, anche la pinna caudale. C'è da vedere poi come gira in acqua, quindi se gira bene o meno. C'è anche la pinna di sotto. Quindi è uno swim bait veramente bello, l'ho pagato 5 euro in offerta sui 5 euro, vi lascio il link in descrizione se siete curiosi di comprarlo anche voi, e magari più avanti, quando andrò ad utilizzarlo, effettuerò appunto un video dove si vede come gira in acqua. Ho anche ordinato un altro artificiale a forma di trota, che andrò a recensirlo in un altro video, mi devo ancora arrivare a dire la verità. Andiamo comunque a vedere la dimensione, si tratta di 12 cm, forse anche un po' di meno, un attimo, sì, sono 12 cm e mezzo, e il peso, sono andato a misurarlo prima, sono all'incirca 20 grammi, quindi non si può montare su tutte le canette ultralight, anzi è sconsigliatissimo, però comunque se andate a pescare dei lucci o dei siluri sicuramente non uscite con una canetta da spinning. Dico questo perché mi sto appassionando un po' alla pesca spinning, però volevo comprare anche uno swim bait per variare un attimo con le altre canne che ho e provare a prendere anche qualcosa di più grosso. Se questa recensione vi è piaciuta, fatemelo sapere, se avete domande scrivetemi qui sotto, e fatemi sapere poi se anche a voi piacerà questo swim bait nel caso lo compraste.